Buongiorno, benvenuti a Smart Italia, la nostra rassegna quotidiana con cui vi raccontiamo il paese che non si ferma e il format che non si ferma pur restando tutti a casa. Oggi incontriamo un nostro collega Ciro Pinelli che lavora nella sede di Napoli del Formez, che è capo progetto di un progetto che si chiama Capire Campania, un acronimo che sta per competenze e apprendimento permanente in Regione Campania. Ciro, buongiorno. Buongiorno a te, Claudia, buongiorno. Buongiorno. Allora, aggiornare i vari standard professionali e formativi dei titoli e delle qualificazioni presenti sul repertorio regionale. Ecco, di cosa vi occupate in particolar modo e quali sono le attività che avete incrementato per far fronte a questa impossibilità di andare in regione e impossibilità di fare riunioni in presenza? Ciro. Sì, allora Claudia, come hai detto tu, il progetto Capire Campania, diciamo, affianca la direzione generale dell'istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili della Regione Campania sul tema della revisione e aggiornamento evolutivo del repertorio dei titoli e delle qualificazioni presenti appunto nel repertorio regionale della Campania, allineandolo all'Atlante nazionale. L'altro aspetto che seguiamo in affiancamento appunto alla direzione è quello dell'implementazione del servizio di individuazione delle competenze. Questa attività che abbiamo sviluppato ormai già da un paio d'anni attraverso una piattaforma informatizzata web, soprattutto in questo periodo di emergenza, ci sta, come dire, agevolando il lavoro poiché riusciamo a lavorare da remoto. E poi con successive decretazioni amministrative riusciamo a pubblicare quelle che sono, diciamo, le ulteriori qualificazioni che vanno ad arricchire, ad aggiornare il repertorio. Nel rispetto di una filosofia, diciamo, europea e nazionale, che poi è diventata nazionale, della maggiore spendibilità delle competenze acquisite attraverso appunto gli esami regionali per le qualificazioni professionali su tutto il territorio nazionale e regionale. Quindi la piattaforma ci consente in qualche modo di lavorare e di contribuire ancora all'affiancamento. Ecco, lavorando già Ovviamente. su una piattaforma digitale, è ovvio che in questo momento non avete avuto grossi scossoni nelle attività, ma state andando avanti. Relativamente a questa emergenza, ci sono dei nuovi profili professionali che sono emersi in questo mese e mezzo in cui siamo in emergenza Covid? Beh, in particolar modo no, è una cosa sulla quale però ovviamente ci stiamo pensando, stiamo ragionando, poiché come dicevo prima il repertorio, diciamo, non è come dire, un museo di qualificazioni, ma è un corpo vivo, è qualcosa che si evolve e il nostro compito è quello appunto di cogliere anche le esigenze che derivano essenzialmente dalle politiche del lavoro, dal mercato del lavoro. E quindi anche, diciamo così, un potenziamento di settori che vanno verso la digitalizzazione, l'informatizzazione, diciamo, più spinta, sicuramente questa è una riflessione sulla quale ovviamente lavoreremo. In più volevo anche dirti che comunque abbiamo assicurato ai nostri referenti regionali, comunque oltre che un lavoro da remoto, anche, diciamo, un contatto tramite riunioni in videoconferenza, che comunque hanno assicurato un coordinamento efficace del progetto. Quindi, dai, tutto sommato riusciamo, diciamo, a reggere l'urto di questa emergenza e continuiamo a lavorare in maniera, credo, spero, efficace per la nostra regione Campania, per la nostra regione committente. Benissimo, quindi in qualche modo voi non solo censite le varie qualifiche professionali che emergono dal territorio, ma cercate di inserirle anche in un quadro, in un atlante, come dicevi tu, nazionale e quindi europeo, per poter spendere queste qualifiche professionali all'esterno, oltre la regione Campania. Sì, prego, prego, Claudia. Ecco, facci qualche esempio. Io sono un cittadino. Su quale sito posso andare per vedere quali sono i profili professionali aperti e quali percorsi formativi posso realizzare per formarmi, rispetto a delle figure di cui c'è bisogno?
Ok, allora, come dicevo, la piattaforma Capire Campania è una piattaforma che ormai già da 2 anni, diciamo, abbiamo implementato e continuiamo a gestire e ha una doppia valenza, una doppia utilità, sia per le agenzie formative come strumento di lavoro agevolato, perché in qualche modo forniamo degli standard formativi alle agenzie sulle quali loro poi possono fare dei progetti formativi coerenti. E poi, come correttamente dicevi tu, alla cittadinanza, al singolo cittadino che in qualche modo vuole avviare un percorso professionalizzante e per cui può collegarsi alla piattaforma Capire, basta digitare in rete piattaforma Capire Campania e ci si collega agevolmente a questo strumento e ordinati per SEP ci sono tutte le qualifiche che abbiamo revisionato ormai in un paio d'anni di lavoro. Il cittadino quindi può scorrere questo elenco e guardando lo standard professionale, lo standard formativo che più come dire, confà le sue esigenze, può appunto verificare se ci sono poi anche dei corsi di formazione che in quel momento sono attivi e partecipare a questi percorsi. Poi con un esame regionale finale potrà come dire, raggiungere anche l'obiettivo che è quello di avere un titolo riconosciuto a livello nazionale. Bene, Ciro, quindi il vostro lavoro va avanti perché continuate a fornire assistenza tramite una piattaforma digitale, quindi è inutile dire che ce la faremo e basta, ce la faremo di sicuro. Come dici tu, ce la faremo e basta, siamo fiduciosi e continuiamo anche con l'appello, ovviamente. Restiamo a casa e restando a casa però continuiamo a lavorare e a dare il nostro piccolo contributo. Grazie Ciro, buona giornata. Grazie a te, buona giornata a tutti quelli che ci ascolteranno. Arrivederci. Arrivederci.